Buongiorno e buon caffè. Prima di venire a correre eravamo in camera, il nostro albergo qui al primo piano, e a un certo punto abbiamo sentito come una musica, come un ritmo di batteria. Ci siamo affacciati alla finestra e c'era un signore che vendeva hot dog all'angolo con il suo baracchino, che stava improvvisando un ritmo di batteria sopra l'acciaio della sua bottega ambulante. E la cosa divertente di tutto questo era che tutti quelli che passavano sorridevano, gli facevano il simbolo, il segno di essere bravo, il pollice alto, il famoso like. Comunque si era creato un movimento di strada per sottolineare la performance alquanto, come dire, semplice, alquanto sobria, potremmo definirla così, del nostro batterista da strada. Quasi un minuto per raccontare questo e per arrivare dove? Beh, che l'abbiamo interpretato come un segno di vivere bene il proprio lavoro, di vivere bene la relazione con gli altri, così, semplicemente, con semplicità. Qualcuno che nel suo lavoro, un lavoro modesto, un lavoro forse faticoso, un lavoro veramente complesso e sicuramente non remunerativo, comunque lo vive bene, si diverte, addirittura si mette a suonare la batteria sul suo mezzo di sostentamento, e chi passa, ecco, si sente partecipe. Non finge niente, tira dritto, no, ma in qualche modo, anche solo con un sorriso, anche solo con un pollice alzato, condivide questa magia, condivide quest'idea, sorride e partecipa alla felicità di questa persona. È un modo molto bello di lavorare ed è un modo molto bello di partecipare alla felicità altrui. Magari possiamo provare anche noi. Buongiorno e buon caffè.